le specie aliene o non indigene comprendono tutti quegli organismi viventi introdotti al di fuori della loro area naturale di distribuzione attraverso attività umane. Alcune specie aliene possono essere invasive, in grado di colonizzare vaste aree in breve tempo. Per esse si è rilevato che l'introduzione e la diffusione minacciano la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati. Il Mediterraneo è oggi uno dei mari più invasi del mondo, sia in termini di numero di specie che di velocità di invasione. Nel Mediterraneo le specie aliene entrano per introduzione volontaria da parte dell'uomo, importazione di specie per l'acquacoltura o per l'acquariofilia, importazione di esche vive, per introduzione involontaria, traffico marittimo, organismi associati a specie importate per acquacoltura e per immigrazione attraverso il canale artificiale di Suez. Vi sono poi anche specie che entrano in Mediterraneo per immigrazione naturale attraverso lo stretto di Gibilterra, agevolate dai cambiamenti climatici, le cosiddette specie in espansione di areale. Sebbene anche queste specie contribuiscano a modificare la biodiversità mediterranea, esse non costituiscono oggetto della strategia marina.